Buongiorno, buongiorno amici di Buzz, ci troviamo a Genova al CAP, la sala dei portuali, in compagnia del graditissimo ospite di quest'oggi che non ha bisogno di presentazioni, il giornalista Fulvio Grimaldi. Beh, buonasera a tutti, ben trovati. Adesso ci raccontiamo un po' di cose su quello che sta succedendo di gravissimo nel mondo. Lascio a lei, Fulvio, l'onere e l'onore di raccontare perché ci troviamo in questa sala. Beh, in questa sala ci troviamo per presentare un mio documentario che pare capitato quasi casualmente, ma capitato veramente a fagiolo. Si chiama il mio documentario Araba Fenice, il tuo nome è Gaza. È il nome di Gaza oggi sulla bocca di tutti quanti, di tutto il mondo, in una maniera o nell'altra, in maniera corretta, giusta, comprensiva, analiticamente fondata o in maniera propagandistica, settaria, da tifosi di una parte in causa. Vediamo che cosa succederà, a vedere che cosa Gaza rappresenta non soltanto oggi, ma nella sua lunga vicenda di vittima, di martire. Ecco, per rimanere sempre in tema, io le farei parlare di una vicenda che sta passando un po' sotto traccia sui giornali italiani, ovvero la vicenda che ha coinvolto il nostro connazionale Khaled Al-Qaisi. Questo nostro connazionale, che ha doppio passaporto, ovvero italiano e palestinese, è stato fermato dalle autorità di Tel Aviv apparentemente senza motivo. Bene, la questione di Khaled, di questo ragazzo italo-palestinese, rispetto a quanto sta verificandosi in questo momento in Palestina, ai danni dei 2,5 milioni di cittadini palestinesi di Gaza, è una storia che potrebbe sembrare minuta, irrilevante, ma non lo è perché è simbolica, è emblematica dell'assoluta impunità di cui gode questo Stato, lo Stato israeliano, che si permette, nel caso di Khaled, ci ha interessato in maniera particolare perché appunto è anche italiano, nel caso di Khaled, ma nel caso di tantissime altre persone, dove questo Stato si permette di sequestrare, confiscare, imprigionare, catturare e mettere via delle persone sulla base del suo proprio giudizio, slegato completamente da aspetti giuridici, legali. Accuse ufficiali formulate nei confronti del nostro connazionale di fatto non esistono. No, non esistono né per lui, che è stato catturato sul ponte di Allenby mentre stava rientrando in Italia, passando da Israele alla Giordania. Non esistono per lui, ma non esistono neanche per 1500 palestinesi nelle carceri israeliane che non hanno mai subito un processo, per i quali non è prevista neanche un'accusa, che sono detenuti senza nessuna garanzia giuridica legale, senza poter avere degli avvocati. È un'aberrazione dal punto di vista dei diritti umani, del diritto internazionale e di qualsiasi formula giuridica scandalosa, ma che a Israele viene permessa, come è stato permesso senza che ci fossero reazioni ufficiali del nostro governo. Come ci sono state peraltro in altre occasioni, Mi viene in mente il caso Zaki. a difesa di Khaled, appunto. Nessuno si è mosso. Ha potuto essere detenuto per settimane in un carcere, senza processo, senza imputazione, e poi costretto a restare ancora in Israele a dispetto della sua volontà presso i suoi familiari. No, Patrick Zaki è un altro discorso, perché Patrick Zaki a suo tempo, quando ha avuto l'opportunità offerta alla stampa italiana, alla politica italiana, di in qualche maniera aggredire l'Egitto, rinnovare l'attacco a Egitto partito già con Giulio Regeni, quando è stato utile a diffamare un governo, un paese, un popolo, gli arabi, eccetera, allora è stato il benvenuto, osannato, applaudito, accolto, laureato e tutto quello che si vuole. Adesso che ha cambiato posizione, essendo anche una persona che si permette di avere posizioni divergenti rispetto a quelli del mainstream, a quelli della maggioranza, è diventato Ecco, improvvisamente il diavolo. ha pagato caro un Twitter in cui esprimeva una posizione di solidarietà nei confronti della Palestina. Da enfant prodige è diventato un paria. Appunto, sì, lì in un tweet ha detto che l'attuale presidente capo del governo di Israele, Netanyahu, quello che sta conducendo il genocidio a Gaza, era un mass killer, cioè un killer seriale, un assassino di serie, cosa che non è contestabile perché da quando, dagli anni 90, quest'uomo è capo del governo,
di vittime della sua politica di espansione, di dominio, di controllo sulla popolazione palestinese in tutte le sue forme, Cisgiordania, Gaza, eccetera, è stata la causa di un'infinità enorme, incalcolabile di vittime. Quindi serial killer e come no. Tornando al caso El-Khaisi, come è possibile che le democrazie liberali occidentali siano così strettamente collegate a un paese che calpesta i diritti umani, come sta facendo Israele in questo caso e in tutti gli altri casi che lei ha citato? Lo trova sorprendente? Io non lo trovo sorprendente. Le cosiddette democrazie occidentali che sostengono questa vera e propria aberrazione totalitaria che Israele è nei confronti di almeno la metà della sua popolazione, quella non riconosciuta come cittadini, bene, quella è una pratica che è familiare a tutti quanti noi. Le cosiddette democrazie occidentali, che sono democrazie nella forma, nella formula, nell'apparenza, nella propaganda, ma non lo sono nella sostanza dei fatti. La democrazia significa rispetto per gli altri, per altri popoli, rispetto della sovranità nazionale di altri popoli, comunque significa la ricerca della collaborazione, della solidarietà, della pace. È tutt'altro quello che viene fatto dai paesi occidentali cosiddetti democratici. Abbiamo alle spalle una sequenza ininterrotta di guerre, tutte quante partite dall'Occidente, paesi riuniti nella NATO, uno dopo l'altro, un ininterrotto fomentare violenza, guerra, genocidi, e quindi non abbiamo titoli per parlare di democrazie occidentali a confronto della non democrazia israeliana. Per concludere, prima di lasciarla alla proiezione del documentario, che non funziona tra l'altro, ci sono problemi tecnici, ma speriamo che funzioni al più presto, come andrà a finire la situazione in Medio Oriente? Si teme un'escalation? No, l'escalation è bella che è in atto. Quando si attacca con tutte le forze possibili e immaginabili, cioè quelle dello Stato che vanta il quarto o quinto esercito del mondo ed è dotato unico nella regione di armi nucleari, si è già un'escalation che oltre non so dove possa andare. Devono sterminare il mondo arabo intero. Che cosa devono fare per farsi chiamare degli autori di escalation? L'escalation è in atto e si sta riversando, si sta scatenando contro 2.300.000 civili, donne, bambini, anziani, che vivono a Gaza, che non possono essere definiti né guerriglieri né combattenti né Hamas, sono civili, vivono lì, sono capitati lì perché sono stati espulsi a suo tempo dalla loro terra quando è stato costituito lo Stato israeliano, li hanno cacciati da altre parti, si sono rifugiati lì e adesso vengono sottoposti a un vero e proprio genocidio lì. Quindi è inutile parlare di escalation, siamo al parossismo dell'escalation. Purtroppo con Israele ogni escalation, ogni crimine va assolutamente impunito. Di guerra in Ucraina non se ne parla più? No, di Zelensky forse questa è una fortuna. Zelensky non se lo fila più nessuno in questa fase. Una guerra chiodo schiaccia chiodo, caccia chiodo, è una guerra caccia l'altra. Con la guerra in Ucraina l'Occidente si era trovato in grande difficoltà, perché l'opinione pubblica in genere in Occidente, nel nostro paese ma negli altri paesi che sono costretti a partecipare a quest'altra avventura bellica, l'opinione pubblica sta diventando veramente, si sta stufando di questa guerra che viene condotta sulla pelle di un popolo ucraino di cui che non è responsabile, per conto di una potenza occidentale, gli Stati Uniti e dei suoi alleati, contro la Russia che è semplicemente intervenuto per difendere la sua propria popolazione, difendere i suoi confini. Che questo sia adesso sta perdendo appeal, attrazione per l'opinione pubblica in Occidente, è tanto di guadagnato, perché veramente andava posto fine a questo culto di questo Zelensky, di questa Ucraina pseudonazista, paranazista, eccetera. Purtroppo questo va a vantaggio della popolarità, dell'importanza della guerra che Israele sta conducendo contro i palestinesi. Grazie Fulvio. Figurati, ciao.